Ben ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle notizie della Calabria, quindi notizie delle calabresi e della Calabria dilettantistica. Oggi soprattutto parleremo di Calabria dilettantistica perché ci sono tanti temi di cui andare ad approfondire, però partiamo subito dalla notizia in casa Regina. Infatti la Regina sarebbe interessata ad un attaccante, comunque interessata, ci sarebbe un nome accostato alla Regina per il reparto offensivo, un attaccante che arriverebbe dalla Polonia, nello specifico dallo Śląsk, squadra del campionato polacco, del massimo campionato polacco, e si parla di Erik Exposito, attaccante classe 96, che attualmente è capocannoniere del campionato del campionato comunque polacco. Ha fatto finora 8 gol in 13 partite, sta facendo comunque bene con una squadra che non lotta sicuramente per arrivare primo o per arrivare comunque nelle primissime posizioni di classifica. Attaccante comunque fisico, un attaccante tutto sommato ancora relativamente giovane, perché non è ovviamente giovanissimo, però è nel pieno della carriera, nel pieno della sua maturazione. E attenzione, perché ci sarebbe anche il Perugia in corsa per lui. È ovviamente un nome di mercato, penso che è una suggestione abbastanza irraggiungibile, così che si porterà poi via il vento, però comunque giusto riportarvela. Secondo me profilo interessante, ma è una scommessa abbastanza grande, che onestamente non penso la Regina si andrà a giocare, però è comunque un nome di mercato. Detto questo, rimanendo nell'ambito delle calabresi, notizia in casa Vibonese, perché è ufficiale la data del recupero della partita tra Vibonese e Catania, rinviata per Catania e Vibonese, squadra rinviata per l'alluvione che è successa a Catania qualche giorno fa. Si recupererà il 10 di novembre alle 20:30, quindi settimana prossima si recupererà nel turno infrasettimanale la sera. La partita che si sarebbe dovuta giocare sabato scorso, ripeto, rinviata per maltempo. Detto questo, però, continuando, direi che possiamo parlare di Calabria dilettantistica e diverse novità. Io partirei prima che con il parlare degli allenatori, parliamo un po' di ufficialità nelle varie squadre calabrese. Allora, io partirei da una notizia ufficiale in casa Paolana, così ne parliamo subito e ce la leviamo, diciamo così, comunque ne parliamo subito, perché è ufficiale infatti, adesso vediamo aspetta un attimo che lo trovo, sì, è ufficiale infatti una cessione, perché Pellegrino si accasa al Vierenda, ala esterno offensivo classe 99, è arrivato qualche settimana fa in quel di Paola e si sposta quindi al Vierende in promozione, un Vierende che sta facendo tra l'altro molto bene, la seconda squadra di Rende, diciamo così, un Rende che comunque sta facendo bene il campionato di promozione, rimane sempre nella provincia di Cosenza, comunque cessione che ci può stare alla fine, giocatore che fino a questo momento ha dato poco alla causa, quindi ci sta questa cessione comunque in casa paolana. Per quanto riguarda invece le altre notizie, direi che possiamo spostarci un attimo in Serie D, perché c'è una notizia in casa Luca molto importante, nuovo colpo di calciomercato, infatti ufficiale l'arrivo di Viskovic, centrocampista classe 87 che firma con il San Luca, rinforzo importante per un San Luca che ha vissuto non so se è già uscito il video o meno, però comunque ha vissuto già gli addii del direttore sportivo di 7 calciatori in realtà, quindi veramente tanti. Adesso ovviamente per sostituire quel 7 arriverà qualcuno, Viskovic è uno di questi, profilo comunque over, di grande esperienza, che in Italia comunque ha giocato con la maglia del Chieti fino a poco tempo fa, ha giocato però anche alla Fragolese, all'Avezzano, quindi un colpo sicuramente interessante che va a rafforzare anche a livello di esperienza quello che è i reparti centrocampo del San Luca, di un San Luca che sta facendo comunque così così in campionato, adesso è più vicino alla zona play-out che a quella play-off e sicuramente ha bisogno di fare punti nelle prossime giornate ovviamente per recuperare
posizioni in classifica e punti dalla zona playoff. Ma detto questo, direi che possiamo ritornare in eccellenza calabrese per parlare di Acri. Infatti è ufficiale un addio comunque, oltre a quello di Vulcano che è arrivato poi negli ultimi giorni. Secondo addio in casa Acri, perché è ufficiale l'addio, quindi lascia ufficialmente Salandria, ha la classe 92, che quindi lascia ufficialmente la squadra, giocatore che anche in questo caso si è accordato qualche settimana fa. Alla fine, scelta che ci può stare, è presa comunque un po' da entrambe le parti, quindi ci può stare, nonostante sia un giocatore importante, ha deciso di lasciare anche per motivi e soprattutto per motivi di lavoro, quindi alla fine va bene così, considerando che l'eccellenza non è un campionato professionistico, ma i calciatori fanno altri lavori e altre mansioni, quindi giustamente se il loro lavoro, cioè se devono andare lontano da casa per andare a fare qualche partita così, è normale che vogliono avvicinarsi a casa. E quindi per motivi di lavoro comunque ha deciso di lasciare. Fatto sta che ci può stare. Adesso vediamo se l'Acri lo sostituirà sul mercato, andrà a prendere qualcuno in questi ultimi giorni. Per il resto, parliamo anche di due colpi in casa paolana, una Paolana che ha, come dicevo anche prima, annunciato un addio, però arrivano ufficialmente anche due calciatori. Firma infatti per il reparto difensivo Mauro, difensore classe 2001, molto molto interessante, che ha già giocato a Paola qualche stagione fa. Già si parlava molto bene di lui, è ancora ovviamente molto giovane, un profilo under, sicuramente un rinforzo per il reparto arretrato molto molto interessante, ma c'è un rinforzo per il reparto offensivo pure molto interessante, perché firma ufficialmente Criniti, quello che è il sostituto, diciamo, di Pellegrino. Ha la classe 86, che quindi svolge proprio il ruolo di Pellegrino, l'esterno offensivo, ma ha una esperienza incredibilmente superiore rispetto a Pellegrino, giocatore di grande esperienza, come dicevo, over, ha giocato a Roccella nell'ultime stagioni a Reggio Mediterranea, ha tante esperienze nel campionato di eccellenza calabrese ed è sicuramente un rinforzo importante anche per far crescere i giovani, sicuramente può dare una mano anche per la crescita dei giovani, quindi sicuramente è un colpo importante per la Paolana di Mister Pellicori. Anche in ottica classifica, perché poi sono giocatori che sicuramente potranno dare una grande mano alla Paolana per poter centrare l'obiettivo, diciamo, di arrivare nell'alta classifica del campionato di eccellenza. Detto questo, però, andando avanti, direi che possiamo parlare di altri colpi di calciomercato in realtà, e ne parliamo di due in casa Isola Capo Rizzuto, perché arrivano ufficialmente Santuccio e arriva ufficialmente anche Percopo. Quindi andiamo un po' a parlare. Due over, Santuccio, stiamo parlando di un centrocampista classe 99, giocatore comunque che proviene dall'Excursionistas, squadra della Serie C argentina, comunque profilo assolutamente interessante, over nonostante la giovane età, perché è comunque un classe 99, quindi per un anno non è under. Però è comunque considerato over e rinforzo per il reparto centrocampo assolutamente interessante. Può ricoprire anche diversi ruoli nello stesso reparto centrocampo, e quindi assolutamente colpo di alto livello per l'Isola Capo Rizzuto. Ma arriva un colpo di alto livello anche nell'ambito degli over, ma over. Infatti, firma ufficialmente Percopo. Stiamo parlando sempre di un centrocampista, in questo caso classe 1984, quindi grandissima esperienza, ma al tempo stesso anche qualità, giocatore che ha giocato in tantissime piazze come Sersale, Soriano, ha giocato a Praia, a Battipaglia, ha cresciuto nel settore giovanile del Crotone, ha giocato anche in Inghilterra con il Leyton Orient, quindi sicuramente esperienza particolare, e fatto sta che comunque un profilo assolutamente importante, dà una grande esperienza, considerando che la squadra comunque è molto giovane, sicuramente colpo che va anche nella direzione di aiutare
i giovani a crescere e un'isola che aveva necessità di andare a rinforzarsi nell'ambito degli over, comunque a prendere diversi over, e in questi ultimi giorni lo ha fatto, andando a puntare su praticamente classe, tutti classe 1984, i vari Covelli, lo stesso Scuderi, adesso è arrivato anche Perkop, tutti classe 84, ma sono tutti calciatori di alto livello per la categoria, che la conoscono benissimo, quindi sicuramente possono dare una grandissima mano. Ma in casa Isola Capo Rizzuto non c'è l'ufficialità soltanto di due colpi, ma anche del nuovo mister. Infatti, dopo l'addio di Zangari, l'esonero di Zangari, arriva il nuovo mister. Anche in questo caso non so se ne ho parlato in un altro video, cioè ne ho parlato in un altro video ma non so se l'ho pubblicato, comunque fatto sta che non ho parlato in un altro video. È stato esonerato mister Zangari, che non è più quindi allenatore dell'Isola Capo Rizzuto. E come nuovo allenatore firmo ufficialmente Parentela e devo dire che sono molto interessato, nel senso che a me Parentela piace, è un allenatore che a me piace tanto, a Soriano ha fatto discretamente, ma a me comunque piace come allenatore, secondo me può fare bene, in campionato lo conosce molto molto bene, sicuramente per lui non è semplice perché ha sposato un progetto, secondo me più che altro per... Sì, perché crede magari nella salvezza, però perché vuole tornare in corsa, vuole dimostrare comunque di poter ancora allenare nel campionato, visto che una chiamata non l'ha ancora ricevuta, non l'aveva ancora ricevuta fino a questo momento, visto che era libero. Fatto sta che comunque è un allenatore, secondo me, da categoria. Ripeto, a me piace come allenatore per il campionato. E sicuramente la situazione dell'isola è molto complicata da risollevare. Da risolvere più che altro, una classifica da risollevare, una classifica che comunque piange perché in questo momento solamente un punto raccolto, tantissimi punti di distacco dalla zona salvezza. È vero che fortunatamente per Parentela è solamente l'inizio, quindi può comunque lavorare, dà il tempo anche di recuperare punti, però capite che la situazione è complicata, soprattutto poi a livello morale, l'ambiente, il morale dell'ambiente sotto i piedi. E considerate anche le vicissitudini di inizio anno, non è sicuramente semplice e non sarà sicuramente semplice riuscire a risollevare l'isola. Parentela avrà un lavoro complicato, secondo me comunque il suo lo può fare perché è un allenatore che ha ottime conoscenze, ripeto, a me piace molto, quindi vedremo un po'. Sicuramente interessato da questa ufficialità che non mi aspettavo, nonostante si parlava di Parentela, però non mi aspettavo poi arrivasse veramente alla fine comunque. Può dare tanto, secondo me, alla causa Isola Capo Rizzuto. E l'altra novità per quanto riguarda le panchine, è ufficiale le dimissioni di Guido. Lascia quindi il Gioiosa Ionica, un Gioiosa che fino a questo momento ha fatto anche discretamente, zona playout, 7 punti raccolti dopo 7 giornate, un campionato in linea con gli obiettivi, considerando che è una matricola comunque una neopromossa, ripescata per via della Lamezia, comunque della Vigor Lamezia che non si è iscritto. Fatto sta che comunque è una squadra che proveniva dalla promozione l'anno scorso e l'obiettivo ovviamente era quello della salvezza. Guido aveva fatto anche discretamente, ha deciso comunque di dimettersi e per motivi non ben precisati, nel senso che comunque non si sa i motivi reali poi per queste dimissioni, anche se un qualcosa a livello di esonero già era nell'aria, però onestamente ripeto, secondo me non lo meritava perché fino a questo momento ha fatto discretamente. Guido, secondo me, meritava la riconferma. Ovviamente si è dimesso, quindi non è che è colpa della società, però io l'avrei ovviamente tenuto. Ma penso anche alla società perché alla fine non è che stia facendo malissimo. Non è che il Gioiosa sia una situazione tipo il Boca Nuova Merito oppure l'Isola. Quindi questo è un po' il discorso. Però alla fine comunque arrivano le dimissioni da parte del mister che vengono accettate e arriva come nuovo allenatore una vecchia conoscenza del Gioiosa, un allenatore che comunque ha già allenato il Gioiosa e veniva da un periodo di un anno sabbatico quasi perché non allenava da diverso tempo. È ufficiale infatti l'arrivo di Scorrano, allenatore comunque che conosce molto bene la categoria, un allenatore che comunque può fare solo che bene, ha anche lui in questo caso grandi conoscenze, ha allenato il Locri 2 anni fa,
ripeto, un allenatore comunque importante per la categoria e sicuramente per l'obiettivo salvezza del Gioiosa, può dare sicuramente tanto. Adesso vediamo un po' come risponderà l'ambiente alle dimissioni di Guido sul campo, ovviamente, e all'arrivo del nuovo mister, che avrà sicuramente tanto lavoro da fare perché il campionato è un campionato molto equilibrato, che lo sarà fino all'ultimo, quindi non sarà semplice, però secondo me, comunque può tranquillamente portare il Gioiosa alla salvezza, considerando che alla fine, a livello di forza sono più o meno tutte lì, non c'è una squadra più forte rispetto alle altre, ma se la gioca tutta alla pari, secondo me Gioiosa comunque può tranquillamente arrivare alla salvezza e ovviamente quindi scorrano avere un ruolo importante in questo. Ovviamente poi il campo parlerà e vedremo se questo verrà confermato o meno. A questo punto io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!